La prima sigla dell'anno, quindi mi devo concentrare. Scary time, cagarsi addosso è uno state of mind. Scary time, oh scary time, cagarsi addosso è uno state of mind. State of mind, state of mind. Cagarsi addosso è uno state of mind. Uno state of mind. Uno state of mind. Uno state of mind. Brutto, brutto, però il resto a posto. No, non mi è piaciuto per niente. Uno state of, devo farlo così. Uno state of, devo farlo così. Fissio. Uno state of mind. Ma perché non lo so fare quando lo faccio e quando lo rifaccio lo so fare? Marco, insegnami. Certo, quindi devi iniziare, credici o no, per quanto possa sembrare bizzarro, dalla voce della bambina. Ciao, ciao! Dagli volume. Ciao, ciao! Dagliela ancora. Ciao, ciao! E arrivi a grattarla, no? Quindi fai... Questa è una delle piccole stupide... Uno dei piccoli stupidi tutorial per fare una delle cose. Partire dalla voce della bambina. Marco, non so se mi hai notato, ma Elisabetta. Fatelo, stronzi. Fatelo adesso. Tutti quanti assieme. Pensate che strano. 900 persone che lo fanno in Italia. Non si conoscono. Però lo fanno tutti assieme. Fantastico. Grazie, Marco. Ora posso cantare black metal. Non proprio, però provaci. Viva le bambine, cioè, sempre, viva le bambine. Ho i miei genitori vicino. E fallo, e poi guardali e fai... Marco, non so se hai notato, ma Elisabetta mi ha regalato l'abbonamento. Hai visto che ti ama alla follia? Growla il suo nome se puoi. Elisabetta! Scusa. Te l'ha insegnato Danny Metal. Ma se urlo online da 100 anni, Danny Metal... Oh! Minchia, pare la gente dice al Masseo, mi piace quando urla, è il primo che lo fa. Succhiatemi sto cazzo, figli di puttana. È assurdo, cioè solamente quando mi cagano il cazzo a me dicendo che prima ero meglio mi ricordano degli urli, e quando lo dicono agli altri non lo... È assurdo. No, o cagate il cazzo a tutti o non lo cagate a me. Questo è il deal. Non voglio medaglie, ma quando mi vengono date... E poi mi vengono tolte. Ci sto un po' male. Non fare la vittima. Faccio il cazzo che voglio. Purtroppo per te. È la mia live, bitch. L'acqua non è verde. L'acqua non è verde. Alberto Marangoni, tu hai dai 50 messaggi in giù. 63. Non fare la vittima, smettila da real user, tu sei uno stronzo. È che non tutti sanno di te, lo so. Io quanti ne ho? E non si può chiedere, si può solo fare. Vabbè. Ragazzi, il gioco di oggi si intitola... Revenge of the Colon. La vendetta del colon. Come si potrà mai vendicare un colon? Non ci resta che scoprirlo, mannaggia a Dio.
difficilissimo qui. Ragazzi, come solito in questo canale bisogna porre una domanda. Una domanda che fa paura, perché da un po' di tempo a questa parte vogliamo fare scommesse. Scommesse salate. Io ho promesso, Ale Tecchio, grazie per l'abbonamento, io ho promesso che aumenterò i miei abbonamenti, non ne regalerò più uno o due se perdo, ma partiamo da 10. 10 abbonamenti, ma voglio che anche voi figli di puttana scommettiate soldi, voglio farmi bannare. Anonima ha donato 2 euro. Ciao Marcolone, scusa se ti interrompo, volevo solo dirti che ho rotto i rapporti con il mio gruppo di amici perché erano tossici e adesso devo affrontare la solitudine, ma grazie alla tua compagnia è decisamente più sopportabile. Ti voglio bene minore 3. Perdona il perdonabile, ma allontanati dall'allontanabile. Fatto bene. Io scommetto 10 abbonamenti. Minchia, mi sa che chiede, però non voglio dirlo. Io scommetto 10 abbonamenti. Firialoser666 ha lanciato 100 bits. Ciao Marco, come si chiama questo gioco? Sei un coglione, ti odio. È davanti a te, stronzo. Scommetto 10 abbonamenti che non chiede. Via con le scommesse. Donazioni, abbonamenti, tutti per me. Scommettete. Io ne scommetto ben 10 che non chiede. Cosa dovrebbe chiedere? Ogni volta che iniziamo un gioco horror nuovo, io clicco quit. E se chiede sei sicuro? Ha chiesto. E se non lo chiede, non ha chiesto. Io scommetto 10 abbonamenti che non chiede. Minchia, se ero pronto a darli, ero sicuro che chiedeva. Merda, che pericolo. Palese. Avevo un po' paura, anche perché è un menu che non si può usare il mouse, solo la tastiera, mi sentivo un po' a disagio per alcuni elementi. Beh, non rimane che iniziare. Sono un gastroenterologo. È la cosa più bella che mi abbiano mai detto all'inizio di un gioco, porco Dio. Let's go. Un dottore specializzato con... Oh, Caber, grazie per l'abbonamento. Buonasera a te. Buonasera, caro. Esperto nella diagnosi e nel trattamento di malattie del tratto digestivo. Una delle procedure più comuni è per fare la colonoscopia. L'inserimento di una camera dentro il largo intestino attraverso l'ano. Hai fatto colonoscopie per anni, per decenni, e hai trattato migliaia di pazienti. Sto vivendo un sogno che non posso spiegarlo con l'alfabeto normale. Sei molto rispettato fra i tuoi colleghi e sei anche uno che ne parla alle conferenze di importanza annuale. Le hai viste tutte e le hai trattate tutte. Niente ti stupisce e non c'è niente che non puoi che non puoi trattare. Tu sei il Michael Jordan della gastroenterologia. Porco Dio. L'ho fatto io e non me lo ricordo sto gioco. Sei il Michael Jordan della gastroenterologia. Ok. Oh, ma non sai che questa è la tua settimana finale. Oh. È un buttana Madonna di Ano che caga nel caricamento.
tesoro perduto. Ma cosa stiamo giocando? 7 euro comunque, eh? Sono 7 anni da quando ho fatto le vacanze fuori e ho visto le news riguardo il border control e le loro brutte, il loro brutto comportamento, che ti prendono, ti ficcano le mani nel culo per vedere se hai nascondi droga o esplosivi. Dove siamo arrivati a Calais, abbiamo aspettato nella linea, abbiamo fatto la fila e ho visto un'orrida espressione nella faccia della guardia. Mi ha fatto così spaventare che mi sono tolta l'anello e l'ho ingoiato. Perché pensavo che me l'avrebbe preso. Poi quando abbiamo superato il confine senza nessun problema, anche se è stato molto maleducato, non parlava per niente inglese. È passata già una settimana da quando siamo tornati e il mio anello non è riapparso. È molto probabile che il tuo anello sia rimasto nel tuo corpo e semplicemente non lo vedi. Sì, sono abbastanza sicura che non sia uscito fuori. Sto vivendo un sogno, è la cosa migliore che abbia mai giocato. Il mio marito Harold ha una vista molto migliore della mia e ha finito tutte le ricerche. Tu ci hai guardato tutto. Hai sicuramente un marito molto dedicato, Mrs. Hargreaves. Sonny Rossoni, ciao. Grazie per l'abbonamento. Penso che possiamo iniziare. Ti do un minuto per metterti in posizione e inizieremo. Grazie, dottore. So del Grappa ha donato 2 euro. Ciao Marco, avevo scommesso sul chiede ed ho perso. Non vedo l'ora per domani. Seguirai i commenti del video dalla Thailandia. Non ho capito quando dovresti partire. Inizio febbraio. Siamo la telecamera dentro il culo della nonna. Ragazzi. Cazzo è sta roba? È un buco di culo. È il perre de Dios. Il gioco dopo cenato è perfetto. Switch instruments. Oh, flash object that flash or anything else out of the column with a warm jet of water. Ma potevo mai volere una... Cioè, puoi mai desiderare una cosa che non sai di desiderare? Nessun paziente dovrebbe rimanere con un cono, con un colon che sanguina. Questo strumento chiude velocemente le ferite e ferma la perdita di sangue. Meglio non farlo adesso. Merda. No! No! No, no, il grabber. No, lo scanner, no, quanti strumenti ci sono. Ok, ok. Use the instrument, ok. Il grabber. Il grabber prende le cose, ok. Lo scanner. Scannerizza. Una sezione sana del colon, non c'è bisogno di strumenti. Ok. A me non fa paura per ora, sono solo eccitato. Viviamolo, viviamolo e basta. Cos'è quello?
Trovo un modo per identificare qualsiasi cosa che sembra sospetto. Beh, abbiamo lo scanner qua con noi. Un polipetto del colon. Il miglior trattamento è tagliarlo e analizzarlo. Certo. È bellissimo. Mi sento... Merda, è pieno. Forza col cutter. E i piccoli pezzetti posso prenderli? No. Bassoari ha lanciato 100 bits. Ecco il vero competitor di Baldur's Gate 3 per il GOTY. GOTD. Non più GOTY. Gioco della decade. Sto coso è gigantesco. Aspetta, forse è più... Forse dobbiamo scannerizzarlo. È gigantesco. Ok, no. Guarda gli altri. Grazie, Lane. Mastanello, dai che lo troviamo. Vuole salire fino alla bocca, non ci arriviamo purtroppo. Che succede? Sonny Rossoni ha lanciato 100 bits. Prima volta da abbonato, mi piacerebbe ricevere un bacino speciale. Grazie mille, Sonny Rossoni. Seconda fase anale, sì sì. Minchia. Oh 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 oh.
Ma se scanalizzo questa parte qua bruciacchiata, che dice? Ok, a posto. Voglio vedere comunque che escono dal culo sti cosi dopo che li sciacquo. Marco, stai attento, quel laser mi ha bucato lo schermo. Ok, ci penso io. Tranquillo. Vabbè, già spariti. Max, secondo te che odore ce l'ha dentro? Di frattaglie. Con questo retrogusto di cacca, perché può sembrare solo cacca, ma c'è molto più. Minchia, che cazzo vedo là? Oh! Minchia! Oh! Non tenere gli alimenti che uccide the same way. Cioè? Fatto un bordello? No, aspetta. A posto. Cioè è molto meglio solamente col laser, no? No, sono polipetti. Col laser è meglio. Che almeno non sanguina. Ispezionali. Non sono sempre i polipi? Ah, if we come bigger on a time blockage, it should be removed. Forse con questo. Non va questo qua. Quindi abbiamo fatto comunque bene. E con questo invece? Ok. Quindi abbiamo fatto bene indovinando. Sonny Rossoni ha lanciato 100 bits. Marco, non mi bastano più, posso chiederti due bacini come solo tu sai fare. Contento? Avaro? Non voglio lasciare untreated nemmeno una zona. Quella è una cazzo di caramella peppermint? Hard but sweet, a favorite treat, an old lady, a girl, great beer. Sì, è proprio una cazzo di peppermint. Forse questa possiamo toglierla col grabbing. Proprio così. Una colonoscopia, proprio così, giusto? Proprio così. Indigeribile, no? Il fatto è che non l'ha manco masticata, era intera. E questo cos'è? Cos'è? Questo è mais. Questo è mais. Perché non è digeribile il mais. Lo caghiamo per come lo mastichiamo. Sweet corn, you have found a thousand patients over the years. Ok, e questo qua come si... direttamente così? Sì. Questo gioco non spasso più, ricordo. Oppolo con il laser. E non vorrei fare danni. Era figo che ho visto che l'acqua è calda si iniziava tipo a restringersi la caramella. Qua abbiamo un polipetto.
crocetta, ti giri e vedi la cappellona del medico. Boh. Marco, ma hai fatto una colonoscopia da piccolo? Ma puoi volare o cammini? Tipo, noi siamo la telecamerina. Sonny Rossoni ha lanciato 100 bits. Ancora ti prego, ne ho bisogno, 3 bacini molto obesi. Sonny, sei un cazzo di... Von Pedraz ha lanciato 100 bits. Non so se dopo una sigaretta lunga e gioiosa il mio cervello sia pronto per più più più. Per più più più? Lasciare nulla. Sti cosi erano con laser. Passa da solo, devo metterci l'acqua. Ma diventano popcorn se gli faccio il laser, secondo voi? Sarebbe stato incredibile. Oh, wow, 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 c'è una caramella là. Merda, minchia, mi erano sfuggiti. Minchia, che cazzo c'è qua? Cosa succede se lasci sanguinare? C'era scritto prima che... è quello che cazzo... Ma sono due denti? Sono due cazzo di denti? Prima c'è scritto che cambiava il gioco, cioè i finali.
un pezzo rotto di dentiera, il paziente lo riporrà. Già, facciamoglielo cagare allora. Merda, è facile saltarne uno se non guardiamo sopra. Ma che schifo, se lo rimette in bocca. Beh, solo non si è stato sciolto lo stomaco. La dentiera non penso sia organica. Ragazzi, eccolo lì. Scannerizziamo tutto lo scannerizzabile. Questo è cazzo, è un tumore. Una pustolas. Un pezzo antico di chewing gum permanentemente attaccato al colon. Merda. L'anello perduto di Mr. Hargraves. Io direi di staccarla col grabbing. Abbastanza. Oh, questo come lo... ah, rimane qua? Ok. Oggi è stato un bel giorno, un buon giorno. Dopo che hai pulito l'anello di Mrs. Hargraves, hai guardato che con che meraviglia lo rimetteva nel suo sul suo dito. Tu dirai ai colleghi, agli amici e ai parenti riguardo Mr. Hargraves per anni a venire. I buoni aneddoti sono difficili da trovare, vero? Sei andato a letto vantando di te stesso mentre ti addormentavi, sentendoti felice. Questo è stato l'ultimo giorno normale. Merda. Senza lavarlo, immagino, l'aveva appena lavato. Martedì. Pica. No. Non è comune per qualcuno così giovane richiedere una colonoscopia. Ma quando ho visto i tuoi raggi, i tuoi X-ray, sono rimasto scioccato. Non potevo distinguere cosa stava succedendo nel tuo intestino grasso. Per oltre un anno ho sofferto di una condizione chiamata pica. Ho intagliato e mangiato cose che non erano cibo. È iniziato senza problemi. Mi mangiavo la gomma alla fine delle matite e poi ho iniziato a mangiare piccoli pezzi di carta o piccoli pezzi di plastica dai pacchi dalle confezioni del cibo. Non mi ricordo tutto quello che ho mangiato, ma ho mangiato un sacco di cose differenti. Recentemente sono diventato ho avuto
voglia di oggetti metallici e ho iniziato a mangiare piccole monetine, le graffette, piccole viti e anche chiodi d'acciaio. Sono stata ospedalizzata e sono svenuta al lavoro. I chirurghi mi hanno detto, hanno rimosso 30 oggetti dal mio stomaco, ma ci sono ancora oggetti nel mio intestino che sono difficili da rimuovere. Quindi il dottore mi hanno riferito a te. Sembra che stai avendo una roba, un periodo difficile. Hai ancora queste voglie? Quando sono stata ospedalizzata sono stata diagnosticata con malnutrizione. Ho avuto problemi economici per un po' e non ho mangiato come avrei dovuto. Mi hanno messo in una dieta, mi hanno dato una dieta che mi dava molte e mi hanno dato una grande dote di supplementi. E non ho avuto nessuna voglia dopo che ha iniziato il trattamento. Questo è fantastico. Quindi ti auguro che continuerai a riprenderti. Grazie. Qui di solito facciamo le cose lentamente e metodicamente. E con grande attenzione rimuoviamo tutti gli oggetti rimanenti dal tuo intestino. Potrai tornare ad avere una vita normale. Fantastico. Meraviglioso. Non ho mai letto niente così attentamente. Chi lo sa, chi lo sa, qui mi segue lo sa. Intanto vedo un po' più di cacca in questo buco di culo. Un po' più di merda. Beh, è molto danneggiato. Queste sono ferite, non è merda. Dice che è a posto, ma a me tutto sembra tranne che è a posto. Inizierei con una pulitura circolare dell'ano. Porco Dio. E continuerei. E quello cos'è? Oh, c'è un piccolo Niagara. E certo, perché ha lacerato tutto la zoccola. C'è un cazzo di chiodo. Un po' di anal bleeding. Merda, questo qua lo tolgo col grabbing e poi sanguinerà. Minchia, neanche? Merda, piano piano bisogna farlo. Ma è terribile. È terribile. Una cazzo di monetina. Cosa sono? Pezzi di matita temperata? Mi sa proprio di sì. No, è metallico. Ah sì, quando tipo trapani una roba ed esce sta cosina.
Mamma mia, è terribile. Ma che cazzo fa sta tizia a non mangiarti le cose? Grazie, 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 non l'ho visto, meno male. Dobbiamo stare molto attenti. Ciao Franca. Marco, mi sa che hai saltato un chiodo. Grazie. No, che cazzo faccio? Cazzo, è facile saltare le cose. Nonostante è solo un... cazzo di corridoio, bisogna guardare anche molto indietro. Corn immancabile. Ok. Merda, ma guarda là. Ma che cazzo, che male. Mi stanno venendo dei brividini dove non dovrebbero proprio arrivare. Dai, ma porco Dio. Una cazzo di graffetta nel culo. No, questa non è una graffetta. Questa è una minchia di come si chiama? Spilla, cos'è questa? Spira da bale, sì. Oh. Safety pin. Put it carefully into the bleeding. Dai, cazzo. Mannaia. Facilissima da... Ho paura. Mio cugino da piccolo ha inghiottito un Geomag, la pallina. Fine storia. Anche io, ah sì, era molto... era in molti menu di bambini la pallina. L'ho cagato, era tutto ossidato. Strano. Questo gioco Revenge of the Colon. La vendetta del colon. Porca puttana.
Speriamo non ce l'abbia con noi, perché noi semmai lo stiamo curando. Minchia, dove è arrivato? Marco, il gioco è: siamo dentro il buco del culo di un paziente e dobbiamo curarlo. Noi siamo letteralmente la colonscopia. No, ma quel chiodo è... Ma dai! Ma dai! Oh, merda! No, ma è terribile, tantissimi chiodi. Un chiodo, rimuovilo, e beh, classica cosa, no? Mascione, ciao! Ciao Marco, ti abbraccio forte. Anche a te, bello. Ciao, bello. Guarda quanti. Ma dimmi tu, dal ferramenta sta andando sta tizia cagando. Minchia, qua c'è la spirale della morte. Ma dimmi tu. Sei curioso di vedere la merda di statizia? È un po' una Hellraiser merda. Comunque, quando ha detto ha iniziato poi con le... con i chiodi, non è che ha iniziato, è stata la tua cosa preferita e continuato e basta. Cosa cazzo è? Una batteria. Una cazzo di batteria. HP Minecraft ti ha donato 2 euro. Grazie. Marco, ma lo sai che io ho fatto una colonscopia a marzo dell'anno scorso ed è stato un trauma la preparazione. Ho dovuto bere 2 beveroni da mezzo litro SCHIFOSISSIMI di lassativo e ho quasi vomitato rischiando di dover rifare tutto da capo. Ma è terribile. Continua. Ma è terribile. Ciao Paridone, come stai? Anche un po' non ci sentiamo, come stai? Noi siamo dentro il buco del culo.
Sono arrivato ora. Che bello sapere che domani esce il video, Marcolone. Mi raccomando, non farci aspettare così tanto per il prossimo. E se dovesse andare bene, il prossimo obiettivo potrebbe essere proprio quello. Un bel gruppo Telegram per i manipolati. Mugnaio ha lanciato 100 bits. Buonasera Marcone, si avvicina il 17° anniversario del canale, quale modo migliore di festeggiare se non con un nuovo video? Ora che ti ho leccato il culo torno a seguire la live. Beh, hai ragione comunque. HP Minecraft ti ha donato 2 euro. Mi sono cagato persino addosso dopo. Poi quando arrivai e scoprii che non era in anestesia totale ma solo locale, no, piansi tantissimo perché a me avevano detto il contrario. Poi la colonscopia in sé ha fatto male e ricordo che urlavo. Ci tenevo a raccontarlo. No, senti, ma perché sento troppe storie di questa anestesia imbrogliata? Dicono sempre che totale non lo è. No, porco Dio, no, non esiste. Cia cia Marco, la ricordavo diversa la pubblicità della Gavisco. Invece è proprio così. No, ma se mai mi capiterà qualcosa a me dove mi devono anestetizzare completamente, io inizierò a fare il bambino. Ma pure a 40 anni inizierò a fare no, dimostratemi che è totale. Se non mi addormento, non esiste. No, ragazzi, non esiste. Troppa paura di ste cose. Io non ho mai sentito nessun dire che sarebbe stato totale. Chissà che è lì dentro. Ho imparato a imbrogliare sul peso per non svegliarmi durante gli interventi. Fammi capire, Ranni. Se uno insiste dice soffrire l'ansia, ti fanno l'anestesia totale. Perfetto. Un anno assieme Marco. Sono molto felice di vedere il tuo nuovo video domani minore 3, un abbraccio. Sono molto contento che siete tutti contenti. Grazie, un abbraccio anche a te, Predone, grazie. Un po' di monetine, un po' di monetine. No, 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 no. No. La minchiona si è mangiato un cazzo di lametta. Stupida. Dov'è lo scanner? Eccolo. Questo barber wire, careful remove it. Ok. Oh mio Dio. No. Cioè si è mangiata il filo spinato, la parte spinata del filo spinato. Ma sei completamente fottuta di cervello. Non riesco a vedere queste cose attive. Ma dimmi tu. Ma dimmi tu. Non giudicare, dai, oh. Forse hai ragione. Guarda qua. Ma lascia screpare sta troia. Siamo dei dottori. A razor blade, this can only be, do a lot of damage, carefully get it out and treat the wound. Porco Dio, no, ma sto sentendo brividi nel mio corpo. La mette davvero gore. No, è terribile. Cioè, ma guarda qua. Doppietta di lametta, anche il secondo piatto ha chiesto bis di lametta.
Oh! Merda. Ma si era bloccata la lametta. Amo questo gioco, non... tipo alla Spyro me l'ho rilassato, ragazzi, credetemi. Se non quando mi massaggiarono. Ma non voglio neanche finirlo oggi, mettiamolo in pausa e... Nome gioco Revenge of the Colon. Triste di lametta. Lasciato la lametta indietro? Non penso proprio. Sono le cose più facili da vedere. Non penso proprio. Non penso. Ciao Marco, hai già fatto Cupidino? Sì, se sono sullo Skeletime vuol dire che ho fatto già Cupidino. Gioco incredibile. Già. Marco, se ne missi uno non ti perdonerò per il resto della vita. Siamo nella stessa situazione, bro. Sto davvero attento. Ti capisco, bro, benissimo. Cazzo di batteria. Non è una batteria. Non è una batteria. È una porco dio di munizione di fucile. No, 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 ti prego. Vai. A shotgun shell. Very carefully. No, ma non ci posso credere. Se gli sarebbe fisso se gli faccio il laser e scoppia. Che succede? Ho finito? Sono appena entrata. Che fai? Stai inseminando? No, sto pulendo un colon. Hai fatto veramente la differenza col paziente di oggi.
Era da un bel po' di tempo che non rimuovevi così tanti oggetti pericolosi da un colon. Ti senti soddisfatto e hai migliorato la vita di qualcuno. Per celebrare, ti godi una larga pizza, una grande pizza con tua moglie, e ti addormenti guardando programmi, vecchi programmi TV. Un cazzo di bosso, sì. Una pistacchiosa, vabbè. Mercoledì. Hidden Cargo. Ragazzi, io lo tengo per la prossima live, penso. Vediamo qual è la missione e chiudiamo per la prossima volta. Sono stato un pescatore per quasi 17 anni. Tutti i giorni andavo a mare e ritornavo con quello che quella natura mi dava. Mangiavo qualsiasi cosa che veniva dal mare. È un freddo, è una fredda, solitaria e spesso pericolosa vita, e ha bisogno di molta forza. Recentemente sentivo che la mia forza stesse venendo succhiata via. Sono diventato stanco, diventavo stanco prima di prendere il primo pesce. Mi sentivo affamato tutte le volte. Minchia, i parassiti del pesce, cazzo. Anche dopo aver mangiato un grande pasto, minchia, i parassiti. Diventa un FPS, porco Dio. E ho perso un sacco di peso, è la cosa che mi ha spaventato di più. Sono sempre stato sovrappeso, ma in questi ultimi mesi il mio peso è calato di un terzo. Minchia, mi metto a mangiare solo pesce tutto quello che pesco. Sono spaventato, ho paura che andrò via. Hai detto che hai mangiato qualcosa, qualsiasi cosa che veniva dal mare, vero? Sì. Stai mangiando, mangi il pesce direttamente dal mare senza che lo cucini? Sì. È così fresco che non c'è bisogno di cucinarlo. No, è quello, è proprio il motivo per cui dovresti. Ci sono varie specie di parassiti che vivono nelle budella del pesce e altri organismi del mare. È possibile che hai ingerito uno di questi parassiti e stanno causando i tuoi problemi. Ma ho mangiato così per così tanti anni che non ho mai avuto problemi. Le persone con i parassiti possono non mostrare sintomi fino a che i parassiti non sono abbastanza larghi o in quantità. Ci vuole un po' prima che crescano e che si riproducano. Beh, immagino che tu abbia ragione. Ho delle strane sensazioni nelle mie budella qualche volta. Sento alcune cose muoversi. Oh, merda, che cazzo! Muoversi? Sì. Questa sensazione che sento dentro di me mi ricorda di quello che ho visto ogni giorno. Una grande pila di pesci. Oh, sono sicuro che non è niente del genere. Ma c'è un unico modo per scoprirlo. Mettiti comodo e iniziamo. Colon rivolta? Porco Dio. Che ore sono? Dio merda. Non posso ribellarmi alla colon rivolta. Va bene, avete vinto. Ma senza neanche... senza sforzo alcuno. Porco Dio, colon rivolto. Ho paura. È il primo vero gioco horror che stiamo giocando, finalmente. Cos'è? Cazzo è?
Quali erano gli altri? La prima, una vecchietta che aveva ingoiato il suo anello nuziale. La seconda, una donna che aveva una sindrome che mangiava tutti gli oggetti. Abbiamo dovuto togliere cose come viti o robe di ferro, chiodi e un cazzo di bossolo di fucile. E ora c'è questo. Ragazzi, sapete che dobbiamo consigliare questo gioco fin quando moriamo a tutti quelli che incontriamo pure che non giocano ai videogiochi, no? Andiamo andate da vostra nonna domani, che a me sono finite le nonne, ditele: puttana, gioca sto gioca. Ciao Marco, è Colonscopia Simulator? Con un tocco di fantasy. Mi piace che all'inizio stanno mettendo le cose che abbiamo visto finora. No, cos'è quello? Ma merda. Stranissimo. Minchia, c'è un sacco di merda in giro. Ehi. 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 Dai. Dai. Che se perdo per una minchiata simile mi incazzo. Ah, ok, a volte scompaiono proprio. Perfetto. È diventato molto più frastagliato il colon. Dobbiamo stare attenti a non tralasciare davvero nulla. C'è Carly che ha visto il video che gli ho mandato e mi sta scrivendo. Sono molto curioso di vedere cosa ha detto. Che cazzo... No, che schifo. Che cazzo è sta merda? Schifo di pulci del culo. No, bruttissimi. Sono bruttissimi. Mannaia Dio, che schifo. Cosa siete? Sembra qualche specie di non identificato... Di una... Tic, cos'è tic? Proprio una pulce, una zecca, succhiatrice di sangue acquatica. Uccidila. La uccido. Che schifo, Dio porco. Mannaggia alla Madonna. È davvero raro, con la mia esperienza videoludica, provare nuove sensazioni nei videogiochi. Beh, eccoci qui. Che schifo, ma ci pensate a cagare zampe? Ma guarda quanti! Minchia! Vediamo come soffrono da vicino. Mannaggia Dio, vi odio. No, sono infinite, sono infinite. Marco, ma scannerizza quelle pietre marroni. Penso, no, quelli sono i pezzi. Penso siano pezzi di polipi già distrutti. Però alla prossima lo faccio. Preparatevi all'Armageddon, merde.
Ora vi parlo di una cosa interessante. Ci sono dei piccoli metodi per rendere un gameplay ripetitivo come questo un po' più divertente, o comunque con l'illusione che stai facendo una cosa diversa. E uno di questi modi è l'audio. Ora, come avete notato, hanno tutti lo stesso vocale, ma alcuni, se non sbaglio, sono un po' più veloci degli altri, o comunque hanno il pitch diverso. Questa è una cosa che notai da piccolo quando giocai al primo Medieval, e c'era un livello dove c'erano degli uomini incatenati che dicono "aiutateci!" E ci sono alcuni che sono velocizzati che fanno "aiutateci!" e alcuni che fanno "aiutateci!" E cambia, no? Cioè, lo stesso vocale di merda, ma alcuni sono velocizzati, alcuni no, alcuni sono picciati in alto, alcuni in basso, e sembrano un po' tutti diversi. Ed è fighissimo come anche un gioco così può pensare a idee a budget zero, perché con Audacity qualsiasi persona, ognuno di voi può farlo. Molto interessante. Minchia, questa qua tre ferite aveva fatto. Liberateci! Sì, sì, bravo. Bravissimo. Ma quali sono le pietre che volevi? Vediamo un po'. No. Sembra un pezzo di escremento, ma non di umano. Porco Dio. Minchia, hai fatto bene a dirmi di analizzarlo. Che schifo. Non solo ci sono le cazzo di zecche, ma la loro merda pure, vaffanculo. Eh sì, questo è rallentato. Visto? Figo. Vediamo in faccia, vediamo. Che schifo. Abbiamo finito qui. Sembrerebbe di sì. Gigantesco quello. Faccio io guardarti in merda.
È il mio compleanno, Marco. PS, non riesco a subarmi con Prime. Proprio domani alle 20. Qualcuno può regalare un abbonamento a Eli, ragazzi? Apposta, no? La prova a staccarli invece che bruciarli. Sembra peggio. Grazie Lane che ha regalato l'abbonamento a Eli. Ma è carini Bianco, sono i migliori. Cosa è quella merda? No, che è quella merda? Che cazzo è quella merda? Che schifo, porco Dio, che schifo! Cos'è? Ma guarda, ma sono un miliardo! Un verme succhia sangue, è meglio rimuoverlo prima che si riproduca, vaffanculo. Cazzi. Che schifo. Va bene, bastardi. Walter White. Che bello Twitch. Questo scary time stasera minore 3. Era da un po'. E lei in trattino basso aria ha lanciato 100 bits. Marco, scannerizza i vermi e ti do un bacino. Ma li ho già scannerizzati. Hai voglia di darmi un bacino? Di farmi darmi un bacino? Ma farmi sentire tipo in controllo della nostra relazione, in modo che ho l'illusione che me lo sia guadagnato? Ok. Quindi. Merda di verme. Sto buco di culo. Che. No, che è sta cosa? Questa cosa? È una lisca di pesce? Piece fishbone. È meglio rimuoverlo prima che, che faccia serio danno. Minchia! No, che cazzo sto vedendo là sotto? Che cazzo ho visto là sotto?
Mannaggia alla Madonna, che schifo. Oh merda, no, è un cluster di vermi. Ragazzi, con questa merda c'ho avuto a che fare. Non nel mio culo, fortunatamente, ma nel microonde dove ho lasciato il pollo. Là dentro ce ne sono un miliardo di vermi. Egg sack that looks full of... Che schifo, rimuovilo per prevenire un'infestazione. Oh mio Dio. Merda. Vabbè, vorrei dimagrire un sacco, no? Infatti ci penso spesso. Va bene, merda. Mary Rose. Ciao Marco, a cosa giochi? Sto giocando a Revenge of the Colon. Sembra una mia battuta, eh? No. È il vero gioco. Dobbiamo curare buchi di culo infetti da varie cose. E qua siamo nei parassiti. Di questo che facevano durante la mia scoloscopia. Se avevi i parassiti, certo. Ciao Marcolone Cicciottello, qual è un gioco che ti viene in mente giocando a questo? Sai che è un cazzo di niente? Ma cazzo c'è lì dietro? Che c'è? Ah, una di quelle merde di prima. Solamente orizzontale.
Minchia, sta zona era piena. Ok. UE Elder Brain Mold ha lanciato 100 bits. Ho cambiato username perché era vecchio comunque, sono sempre io Mua. Ciao. Continua ogni missione, sembrano durare sempre di più. Adesso un orgasmo sto gioco per il tuo DC. Non ho quel tipo di DC. Marco, devi parlare. No, devo operare. Che succede? Che succede? Ecco il corno. Ormai lo aspetto sempre. C'è alla fine di questo intestino un super parassita verme. Forse. No, ma che cazzo sono? Tipo i gastropodi, quei cosi là dell'antichità. No, ma che schifo. No, ma sono tantissimi. Mannaggia la Madonna. Luz. Alexa, cosa vuol dire in inglese loose? Loose in inglese si dice. No, loose, loose. Alexa, cosa vuol dire in inglese loose? Alexa, che cos'è in inglese blood sucking loose? Blood sucking gloves
In inglese si dice blood sucking gloves. Qualcuno può aiutarmi? I love you cuore rosso. Che schifo. Chiamo anch'io Tatikira. No, fermo, gli fai male, ma sta zitto. Guarda quanti pezzi di merda. Mamma che schifo. Secondo te è abbastanza disfacente far morire questi esserini tra i loro lamenti di dolore? Sì, anche perché sono molto grossi ed esplodono. No. Basta animali strani. Quello è un pesce. C'è un cazzo di pesce? È un cazzo di amo. Sono abbastanza sicuro che non faccia così. No. Questo è un neonato, eh? No, questo è un neonato. Way Marcolino. Bello però mettere il pesciolino bambino. Fishing hook, trinfang and angel object removing and cheat the bleeding. Cicileso e Luzzo Scaramuzzo 1, ciao ragazzi. Ma quanti ami? Ma questo si mangia le cose con gli ami, no? È un coglione. C'ho che la tizia di prima che ha la sindrome, ma sto tizio che ha la scemenza. Via bambini, via! È peggio di abortire sta cosa per me.
canalizzi i bambini. Ok, ok. Senda Pussa ha lanciato 150 bits. Grazie. È ora di andare a dormire. Ma prima, beccati sti bits. Let's go. Ti va l'ecco? Ginseng Apus, grazie dei bits. Buonanotte. A fish, it does not look like it has been digested at all. Se l'hai mangiato intero il coglione. Ecco cosa è successo. Ma se li uccido? Questo qua Marco, ti trovo bene a lavorare nella bocca di tuo fratello. Non è la bocca, è una conchiglia? È una cazzo di conchiglia. Wow. Una perla perfetta. Yoink. E dammi la mia perla. Ho paura che se vado là mi chiude. Bello, sì. Non hai mai visto un'infestazione di parassiti brutta come questa. Lo scarto biologico, cioè la busta dello scarto biologico conteneva i parassiti estratti, ondulati nella tua scrivania. Il pescatore era scioccato di vedere cosa usciva da lui. Forse cucinerà da ora in poi il suo cazzo di cibo. Ha lasciato il tuo ufficio un po' scioccato e debole, ma tu sai che fra qualche ora si sentirà molto meglio. Hai mandato un sacco di specie al laboratorio per analisi. Forse scoprirai nuove specie, ma secondo me no. A casa, quella sera, ti sei seduto col tuo dizionario del latino. Hai guardato interessanti parole per usare nuovi nomi dei parassiti. La tua moglie ti ha cucinato gli spaghetti, ma non potevi mangiarli senza sentire un po' di senso. Invece sei seduto al divano e hai mangiato del gelato dalla vasca. Let's go. Speri che domani sarà un giorno noioso. Ragazzi, ma non lo sarà. No, non rompere il cazzo con colon rivolta. No, dai.
Anche per le pensa alle persone della prossima live che magari stanno dormendo in questa, dai. Meet, oh no. Puoi probabilmente capire dalle mie apparenze che mi piace mangiare il cibo. Il mio lavoro è scrivere riguardo il cibo dei ristoranti. Anche se non mi classificherei come critico, visto che sono raramente deluso dal cibo. Il mio tipo di cibo preferito è il barbecue. Ho scritto più parole sul barbecue che su qualsiasi altro soggetto. Oh! Merda. Sembra che tu sia in severo dolore, in grande dolore. Sì, il dolore nelle mie budella è terribile. Anche no, bowels non è budella, è tipo intestini. Anche se si stanno eccitando all'idea di altro cibo e stanno chiedendo che io mangi. Non è esattamente così che funziona, ciccione del cazzo. Ma posso sentirlo. Posso sentirlo. Ma posso sentirlo nel senso sentimento e posso sentirlo tipo... Lo posso sentire con le orecchie. Sento qualcosa nella mia mente che mi chiede più cibo. Mi prende da dentro e sa che io sto provando dolore. Il dolore si fermerà quando gli darò del cibo. Mi controlla. Minchia, bro, ti capisco al 100%. Non posso dire non posso dire di aver già incontrato sintomi come questi nella letteratura della medicina. Ma posso vedere che stai soffrendo e voglio fermarlo. Io direi di iniziare immediatamente. Grazie. Ragazzi, lo so che siete molto carini a colon rivoltarvi, ma devo veramente andare, sia per domani che sarà una lunga giornata, sia perché voglio giocare con tutte le energie sto cazzo di gioco. Veramente. Lo so. Dai. Sappiamo che nella prossima live avremo ancora questo da giocare. Ci vediamo domani sera, ma non qui, agli studi Evox. Sarà una live un pochino più elegante. Ora aspettate che vi saluto bene. Che figo. Grazie a un paio come sempre. Anche a te come sempre. Ancora 5 minuti. Dai, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. E fra una decina d'ore circa caricherò il video. Quindi addomentiamoci. E domani vi aspetto tutti quanti sulla Premiere a chattare. Ci guarderemo assieme 37 minuti assieme su YouTube. Crow 89. È da un anno che non carico, esattamente un anno. Forse un pochino di più, vediamo. Ultimo video. Bel react. Primo novembre 2022. Aia, merda. Più di un anno. Un anno e due mesi. Titolo del video: il politicamente corretto è una cosa bella. Sei soddisfatto? Yeah. Sono anche un po' assoddato. Dai ragazzi, vi mando un bacio. Rasta, tu sai dire sempre la cosa più sbagliata di quel momento là. Ciao comunque, un bacino. Esce all'1:30, anzi ora lo carico e lo metto in Premiere, che si attiva all'1:30 di domani. Grazie ragazzi, mi avete inondato di regali oggi, grazie mille. Soprattutto
Croccaro, Ombra del Caos e Solanox. Grazie mille, biscottini. Ci vediamo domani sera con me, Panetti, Carli e Rick Dufè. Parleremo del politicamente corretto, del video, di quello che ne pensano loro, della loro esperienza, e leggeremo qualche domanda dalla chat. Per quanto riguarda invece io e voi, ci vedremo probabilmente il giorno dopo o due giorni dopo, così faremo bollire un po' il video e risponderemo in live a qualche commento sotto, visto che immagino ce ne saranno parecchi, soprattutto con parecchi argomenti. Grande video, molteplici cose da dire. Un bacio, bello. E penso che riderò a Mario. No. Beh, sono un idiota. Ma che cazzo è quella merda che ho fatto? Che gli scriviamo a Mario Anguela! Buonanotte. A domani. Che bello, non vedo l'ora. Ciao.